YouTube alla musica, passando per il cinema. Fabio Rovazzi è diventato nel corso degli anni una vera star, con grande consenso del pubblico giovanile che lo ha visto crescere e affermarsi dal lontano 2016, ma in molti ancora si chiedono, chi è Fabio Rovazzi? Il successo del cantante è frutto di talento e di un grande intuito per la comunicazione, insieme alla fama sono arrivati anche i guadagni, grazie agli incassi delle sue hit, e uno stipendio da capogiro ottenuto a solo 25 anni. Dal tormentone estivo andiamo a comandare fino all'ospite d'onore a Sanremo 2019, ripercorriamo insieme la carriera di Fabio Rovazzi, provando a fare due conti per capire anche quanto guadagna. Chi è Fabio Rovazzi? Classe 1994, capello corto, baffetto e corporatura magra. Fabio Rovazzi, all'apparenza, sembra il classico ragazzo della porta accanto, un volto normale e poco costruito che gli ha permesso, nel 2016, di scalare la classifica dei brani più ascoltati e trasmessi con Andiamo a Comandare. Ma la carriera di Rovazzi ha inizio, in realtà, qualche anno prima, e attraverso i social che il giovane inizia a farsi conoscere, è su YouTube, Facebook e Instagram, dove conta rispettivamente 500.000 e 1,4 milioni di seguaci, che ha veramente inizio il suo percorso nel mondo dello spettacolo, un trampolino di lancio che lo porterà all'attenzione di J-Ax e Fedez, con cui nascerà una lunga amicizia e un percorso creativo destinato a salire in modo verticale sempre più rapidamente. Sarà l'amico più, l'agenzia del duo rapper, a creare Fabio Rovazzi. E attraverso la guida dei due maestri che il giovane si afferma nelle radio e nelle classifiche, dove assesterà diversi record anche con i successivi brani. Tutto è molto interessante. Volare che lo vede collaborare con Gianni Morandi, e Faccio quello che voglio, è proprio durante la promozione del suo ultimo singolo, del 2018, che l'amicizia con Fedez si rompe. A seguito anche della separazione tra il rapper e J-Ax, Rovazzi si allontanerà dal marito dell'influencer Chiara Ferragni, per divergenze artistiche. Sulla rottura vige il silenzio, ma entrambi riconoscono il valore tratto dalla loro collaborazione. Rovazzi ha dichiarato più volte di dover tutto a Fedez, mentre il cantante ha sottolineato che la carriera del giovane si è evoluta al di là della sfera musicale, smentendo così le ipotesi di una vera e propria discussione tra i due. Ma Rovazzi arriva dal mondo di Ino, è su YouTube che pubblica, inizialmente, sketch e video montati da autodidatta, e questo lo porterà a debuttare, al cinema, in Il Vegetale, prodotto per l'Italia dalla Walt Disney Pictures. Dopo essere comparso anche in diversi spot e collaborazioni, Rovazzi ha presentato quest'anno Sanremo Giovani, che ha visto selezionare alcuni mesi prima i nuovi talenti presenti al 69esimo Festival della Canzone Italiana, affiancato da Pippo Baudo. Quanto guadagna Fabio Rovazzi? Stimare il patrimonio e i guadagni di un talento poliedrico come Fabio Rovazzi non è semplice. Nonostante qualche dato incerto, è possibile farsi un'idea degli incassi recenti del giorno. Dal 2016 a oggi Rovazzi ha collezionato, come abbiamo visto, diversi singoli di successo e nell'era Fedez/J-Ax l'amico Pia vive il proprio fatturato raddoppiarsi proprio grazie al successo di Andiamo a Comandare, capace di generare utili superiori al milione di euro. Dopo il divorzio da Fedez, Rovazzi ha fondato una propria casa di produzione, di cui risulta amministratore unico, la Roe SRL, con cui ha pubblicato Faccio quello che voglio, un titolo a dir poco emblematico. A settembre 2018 la società ha registrato oltre 300.000 euro di incassi, con un utile netto pari a 60.000 euro. A questi si aggiungono le varie serate, le ospitate e il cachet da presentatore e testimonial delle pubblicità, tra cui un dettino.